essere dei buoni baristi richiede talento, richiede passione, ma richiede soprattutto moltissima tecnica, quindi un grandissimo studio, non ci si può improvvisare baristi. Mi ricordo le prime volte che praticamente sbattevo la testa contro un macinino per trovare la macinatura corretta, però ne basta assolutamente la pena. Una delle mie passioni è la musica. Ho iniziato da bambina un po' per gioco, più che altro spinta dai miei genitori. Prima bisogna iniziare a suonare con una mano, poi con un'altra mano. E un po' di difficoltà di questo tipo l'ho trovata anche quando ho iniziato il mio lavoro da barista. Ci vuole un po' di tempo prima di acquisire la giusta dimestichezza ed essere sciolti e acquisire soprattutto sicurezza in quello che si sta facendo. Se ci pensiamo bene, l'espresso è l'unico prodotto che viene trasformato direttamente davanti al cliente, quindi viene richiesto e viene preparato al momento. Potremmo effettivamente dire che il barista può essere una sorta di alchimista. Quando prelevo il caffè dal dosatore mi viene sempre in mente che quei 7 grammi e mezzo sono il frutto di un lavoro di migliaia di persone. Una tazzina di caffè è composta da ben 50 chicchi e ogni singolo chicco deve essere perfetto sotto tutti i punti di vista. Ci sono tantissimi clienti che vengono al bar e dopo aver bevuto un espresso preparato bene sono contenti e sono pronti per iniziare la giornata. Quando mi viene una bella crema nocciola, anche se non succede proprio sempre, sono felice. Il barista. È lui che trasforma un'ottima materia prima in un espresso perfetto. Come? Seguendo alcune regole d'oro. Dose di circa 7 grammi di caffè, macinato e pressato correttamente. Acqua alla temperatura di 92 gradi centigradi. Pressione di 9 atmosfere. Tempo di preparazione di 30 secondi. E infine, cordialità, attenzione e un immancabile sorriso.